Je sais quoi cette chose. C'est du dubstep. L'estate era andata alla grande. Ero stata all'estero per uno stage e avevo conosciuto gente nuova. I ragazzi sono andati al mare assieme e ora sono qui, a casa da sola. Torneranno dopodomani. Sono 3 mesi che non li vedo. Non potevo volere niente di più. Oddio, sembro uscita da un telefilm di MTV. Ma non dovevate tornare dopo domani? Senti, dirò a qualcuno perché non sono tornati prima. Diglielo? No. E va bene. Ho lasciato gli avanzi di carne nella tenda e basta. E dei prosoni ci hanno attaccato. Ma Giovanni? Niente, Giovanni ha trovato un altro lavoro. Adesso si è trasferito. E non torna? Penso proprio di no. Vabbè, cambiamo. Con Alex? Davvero? Davvero la prima cosa che mi chiedi dopo 2 mesi che non ci vediamo è come va con Alex? C'è di male? Aspetta, aspetta. Comunque, cioè, chiedevo così. Perché l'ultima volta che è venuto qui non è che era così tanto socievole. Potete aprire voi che io mi sto truccando? Ma non vedi che sto lavorando? E tu chi sei? Alex. Alex. Piacere. E io sono Giovanni, per gli amici Gianni. Nel caso dovessimo diventare amici me lo ricorderò. Io sono Manu, per gli amici. Amici. Fede! Sì, Fede. Il piccolo Lord ti aspetta. Cazzo vuoi fare la botta? Vai, 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 dai, vai, 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 vai. Dai Fede, andiamo. Pezzo di merda. Il dono della sintesi. Hai il dono della sintesi. Ciao Mary. Sì, se una donna si tinge i capelli, cambia taglio, cosa vuol dire? Da fratello a sorella, eh? Ah, ok. Ah ragazzi, devo chiedervi un favore. Non sarà un favore mica come quella volta che...
Sì. Ciao, Fra. Dove sei? No, ma va, che figata! No, 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 va bene. Vabbè, sì, lo so come sei fatta, sì. Sì, no, vabbè, per il preavviso non sarebbe stato male. Che ti devo dire? No, no, va bene, va bene così. Ok. Ciao ciao. Dovete andarmene. Sveglia Manuel. Manuel. 5 minuti. Manuel, dobbiamo andare via, dobbiamo lasciare casa libera. Manuel. Ma noi dobbiamo andare. Dai, alza. No. Dai, dobbiamo andare, su. Dai, Manu, andiamo. Io devo trovare il sacchettino che non lo trovo. Quello per mettere... Aiutami! È troppo grosso! Aiutami, Luca! Prendilo! Muoviti! Io non ti aiuto! No, assolutamente no! Vedi, aiutami! Spingilo dentro! Ok. Ragazzi, me ne dovete andare. Ok. Dai, andiamo! Aiutami! Sta copiando. Ah, questo è qua. Perché questo cappello? Ciao! Giovanni non tornava oggi dal workshop? Dopodomani. Perché siamo in mezzo alla strada come dei barboni? Perché la Fra è tornata e dovevamo smammare da casa. Ma per sempre? No, solo per oggi. Ma perché non dire la verità? Perché una ragazza con 3 ragazzi in una casa non ti dice niente? Tanto è provvisoria, no? Non è una bella situazione per chi la vede da fuori, no? Io ho fame. Anch'io. Andiamo al bar? Andiamo. Non ci sto capendo più niente. Passami le chiavi. Puoi
queste sono le chiavi di casa? Tu! Io? Sì, tu sei Optimus Prime 89? No. Optimus Prime 89 è l'account di Gianni. Perché io sono Megatron 90. Sì, e io sono Iron Man. Perché quel portachiavi me l'hai sottratto su Amazon ed era l'ultimo rimasto, lo riconoscerai tra mille. No, ascolta, non sono mie queste chiavi, cioè, ti pare? Questa volta hai superato il limite, Prime. Sì, vabbè. Mi chiamo Luca. Non mi interessa come ti chiami! Tu sei un Autobot morto che cammina! È la mia VHS! Finocchio! Solo perché mi stanno tenendo, altrimenti ti avrei già alzato le mani. Manuel? Sto mangiando la brioche. Solo perché mi stanno tenendo. Sto mangiando la brioche? Mi stanno tenendo, se no gli avrei alzato le mani. Ecco. La VHS! Ma di che sta parlando? Della VHS della seconda stagione di Transformers. Diamine, se ne fa di una VHS, abbiamo solo lettore DVD e Blu-ray a casa. Mi hanno detto che è un pezzo rarissimo. Molto raro! Poi vieni a rompere le palle a me per i giochi della PlayStation 1. Scusate, io sarei ancora qui, eh? Non ho ancora capito che vuoi. Devi annullare l'ordine. Una va bene, 10 anche. Ma 11 no! L'ha anche contato, questo è malato! Chi è malato? Ah! Ti sei lavato la faccia con un martello? No, con una chiave inglese. Dai, ti credo sfatta. Stanno facendo lavorare un sacco. Ma quel fucile? E poi niente, prendo e sparo a tutti e vi sono tutti felici contenti. Ma sta cagata, chi l'ha scritta? Daniele. Che è tutto dire? Ah, figlio di puttana. Ridammele, sono le chiavi di casa. Che frase alla Bad Boys. Ma quanti birre hai bevuto? Ah. Sai, c'era l'offerta mini market qua di fronte. Poi sono sola. È facile bersi una birra o due. Sei, 12. Vuoi una birra? No, lo sai che da quella volta non bevo più. In effetti. Comunque, pensavo di restare per una notte. Cosa? Cioè, no, non preoccuparti. Secondo te cosa l'ho portato a fare il borsone? Ah, già. Ah, ok, faccio una cosa. Ehi amico, sei fottuto! Ma gli ha cancellato l'account! Ehi, scappa! Ma questo è il mio account! I miei ordini! E quel cellulare è da finocchi! Niente, ho lasciato l'avviso a scuola, come mi hai detto tu, ma non mi ha chiamato nessuno. Cazzo! Dai, vedrai che qualcuno chiamerà, tanto è passato solo un mese. Lo spero. Dai, facciamoci la maratona di Shameless. Oh, sì. Maledetto Prime, i tuoi amici del cazzo! Serpente? L'ho preso... No, non lo voglio sapere.
Hai letto i messaggi della Fede? Che messaggio? Cazzo, come rimane a dormire? E noi dove andiamo? Io non ho portafogli dietro per prenotare un bed. Io non ho un portafoglio. Come non hai un portafogli? Di solito vado in giro col cash in tasca, ma questi sono i pantaloni sbagliati. Fantastico. Ci toccherà dormire in macchina. Ok. Figa questa, dove l'hai presa? Quella? Faccio da babysitter a un bambino molto speciale, è sua quella. Ah, peccato, me la sarei fregata volentieri. Se Luca non aveva il dono della sintesi, tu hai proprio dei problemi, ok? Il favore comunque era che devono arrivare dei mobili nuovi e ho bisogno di una mano. Ci penso. Avremo un letto nuovo, che figata! No. Io avrò un letto nuovo, di certo non possiamo metterne un installato, giusto? Riesce sempre a mettercela nel culo. Non andare a fare pipì. Già che ci sei, vado a cagare. Signora! Fabio! Che cazzo so che? Dammi di più spesso! Perché mi stai videochiamando, Luca?